Scrivetemi nei commenti hashtag 24 ore. Oh, raga. Ho 5.000 like, faccio il prossimo 24 ore, quindi mi raccomando, spollicciate. Ciao. Bruttezza ovviamente sempre lei, mi stanno chiamando. Ma perché? Con inizio mi chiamano. Dico, chiedo scusa per la faccia. Come sapete sul mio canale ultimamente sto facendo 100 giorni challenge, 100 days challenge. Praticamente io ogni volta tiro uno di questi cosini qua, mi esce una sfida e la faccio. Quindi iscrivetevi perché uscirà un video al giorno tranne il weekend. E in più su Instagram sto facendo invece la 30 days challenge. Ovviamente vi lascio il link di Instagram, andatemi a seguire, eccetera. Oggi cosa facciamo? Dato che fa un caldo allucinante, devo dimagrire, non ho ancora il condizionatore e basta, ho deciso di fare 24 ore mangiando solo ghiaccioli. Voglio vedere uno se sopravvivo senza svenire e due se effettivamente è fattibile. Perché comunque alla fine ci sono zuccheri che dovrebbero tirarti su e acqua, mi fanno fare la pipì. E quindi iniziamo, sono le... l'orologio, sono le 11. Ho appena finito di editare il video che è uscito oggi, il video di ieri, quindi andatelo a vedere se non l'avete ancora visto. Ho fatto uno scherzo bellissimo a Cesca. Pronti? Bello. Direi di fare colazione con il primo ghiacciolo. Questo ci piace, ma sì dai. Ieri sono andata al Simply a comprare 12 ghiaccioli, sperando che mi bastino. E poi ne ho anche... A voi non dà fastidio il rumore del ghiaccio tantissimo? Quando stride. Vabbè. E in più ne ho anche altri dell'anno scorso. E se esco oggi magari qualche ghiacciolo in giro me lo mangio. Ha preso? Puoi aprirti? Colazione, primo ghiacciolo. Penso che me ne mangerò uno o due. Poi per pranzo magari due o tre. È quello tipo alla Marena. Il ghiacciolo più buono della mia vita, però buono. Intanto scrivetemi nei commenti hashtag 24 ore. Mi dite quale altra sfida delle 24 ore devo fare. E entro due settimane minimo la farò. Vorrei riprendere per un po' i 24 ore, perché vi piacciono un sacco. E 24 ore magari anche non solo con il cibo, ma 24 ore in generale, facendo qualcosa, non so. One eternity later. Il primo ghiacciolo è andato. Colazione fatta, ci ho messo un quarto d'ora a mangiare un ghiacciolo, ma vabbè. Vediamo a pranzo. Ok, sono le 13:05. Ora di pranzo, quindi inizio ad avere un certo languorino. Ah, tra l'altro ho spostato le piante, se non l'avete visto, vabbè, video di ieri, vi spiego tutto. Ho spostato le piante qua perché tantissimi di voi nei commenti mi hanno scritto che è meglio se stanno in un posto più vicino alla luce. E dato che io leggo sempre i vostri commenti, quindi commentate, perché io li leggo sempre. Li ho spostati qua. Però è carino, ha il suo perché. Comunque pranziamo con non uno ma due ghiaccioli, oserei dire. Allora, uno limone e uno... due limone. Tra l'altro adesso stiamo per uscire, perché Francesca pranza fuori, ma io mangio appunto i ghiaccioli. Quindi mentre andiamo mi mangio due ghiaccioli. Che caldo. C'è qualcuno di voi che vende condizionatori? Mi può scrivere per favore? Ho messo anche le altre piantine così prendono ancora più luce. Si va? Ghiacciolo. Non so perché, ma mi sono appena lavata i denti. Non ho capito perché l'ho fatto. Andiamo da Veronix, è vero. Dico, mi sono lavata i denti e quindi sto mangiando questo al limone. Però in realtà sa di dentifricio. No, è mio. E tu pranzi, io solo questo come pranzo. Però a me i ghiaccioli piacciono un botto. Adesso mi mangio la piadina. E intanto la piadina è calda, questo è fresco. Filadelfia. Piantala. Zitta. Raga, fa un caldo allucinante. In casa abbiamo 32 gradi. Sto andando a vedere Neuronix se riusciamo a prendere un condizionatore. Siamo veramente disperate. Sta sgocciolando tantissimo. Finisco un secondo questo, poi entriamo. Ragazzi, se non avete visto i video di ieri, andateli a vedere subito. Possiamo dire a Euronix che questo telefono è del 92 circa, che deve rinnovarsi. Cioè questo qua è quello che avevo io a 13 anni. Che bello. Con quella I che doveva essere internet. Che però il problema è che questo è un tasto che tu non dovevi mai schiacciare in vita tua, perché se entravi su internet scattavano tipo 5 euro di internet. Ma voi ragazzini di oggi non sapete. Sai che questi ragazzi... No! Il mio pranzo. Serena fa cadere cose. Strano. Sì. Cioè, pensa a questi ragazzi che non sapranno mai del rumorino che faceva internet. Sì. Andiamo da Veronica. Stiamo scegliendo il condizionatore. Ovviamente non questi, perché costano l'ira del signore. Dovete far arrivare questo video a tipo 6 milioni. Così almeno forse riusciamo a recuperare un po' di soldi. Voglio diventare ricca. Potete mettere like, condividere, eccetera, eccetera. Fatemi diventare un po' ricca, che palle. Comunque prima stavamo passando di qua. Ci siamo fermate a vedere il cantiere. Questo è un chiaro segno del nostro invecchiamento.
a farci domande. Ma secondo te questi tubi sono sotto? Siamo veramente vecchie. Cioè, a few moments later. Noi veniamo qua tipo una volta ogni tot. Oggi stiamo facendo una produzione di qualcosa, serio, un programma. Non riesce a prendere il mio bicchiere, vero? Arrivederci signora. Niente, nel posto in cui eravamo, a parte le riprese, gente che spacca piatti, bicchieri, gente che si soffoca, vabbè, hanno fatto anche firmare la liberatoria perché eravamo in alcune scene. Quindi se a ottobre ci vedete in qualche programma che non sappiamo come si chiama perché non ce l'hanno detto, non hanno voluto dirci, fateci degli screen, ditecelo tipo. Comunque, ovviamente i ghiaccioli non ce n'erano in questo posto, quindi ho preso un estate in lattina col ghiaccio, esatto. Quindi è un po' come se fosse stato un ghiacciolo all'estate, no? C'è un divano, se vi può interessare, se lo volete. Lo so che questo video sarà un che caldo e basta, però fa veramente troppo caldo. Sì, non ho ancora mangiato niente di solido intanto e sto morendo di fame. Infatti sto tornando a casa a mangiare i miei fantastici ghiaccioli. Poi stasera vado allo YED, al corso, e quando torno, indovinate che cosa mangerò? Altri ghiaccioli, ammesso che vengo prima, insomma. Se svengo mi è concesso mangiare roba solida. Lo aspettare domani, va bene. Vabbè, allora, se svieni non senti il caldo di questa notte. Brava, hai ragione. In tutto ciò si sono fatte le 18:04. Ammetto di avere veramente un botto fame in questo momento. E allora non ho sofferto tantissimo perché con tutto questo caldo non è che abbia proprio sentito super la fame. Però adesso in questo momento sto veramente soffrendo. Mi farò una merenda con dei ghiaccioli. Ho proprio lo stomaco che mi brontola tantissimo. Quindi no, gli altri gusti sono rimasti. Oh, cibo solido, delle uova, il riso, qualsiasi cosa. Fame. Oh, ghiaccioli, guarda un po', che carini. Cosa piglio? Perché la menta non mi piace. La marena, mi sa che vado di limone di nuovo. Penso che sia l'ultimo al limone. Ho veramente fame, ma veramente tanta, tra l'altro. No, se mi hai chiamato. Oh, raga, mamma mia. E siamo al tipo quarto ghiacciolo della giornata. E via. Voglio non svenire. Ma più che altro tra il caldo, il non mangiare, eccetera, eccetera. Solo per quello. Tanto, oltre a cosa farò nel prossimo 24 ore, scrivetemi anche il vostro gusto di ghiacciolo preferito. 12 seconds later. Un nanosecondo dopo, ghiacciolo quasi finito, ma mi ha fatto tipo ghiri ghiri nello stomaco. Cioè, non mi ha fatto niente, ho ancora una fame allucinante. Ghiri ghiri. Oh, ok. Sai che me ne mangio un altro? Non lo so. No, sì, ho fame. No, sono appena tornata a casa. E ragazzi, potrei aver ceduto. Ho mangiato due verdurine, un po' di carne di soia, tra l'altro. Quindi la carne di soia non vale, non è un vero cibo. No, ma quindi hai fatto tutto questo e poi... Avevo fame! Sono arrivata a casa alle 22:50. Ma non ce la potevo fare, raga, a mangiarmi il ghiacciolo dopo tutto il giorno. Non ce la potevo fare. No, raga, avevo fame. Quanto io sia... delusa. Mi dispiace, chiedo, scusatemi. Non si può. Una giornata solo ghiaccioli con sto caldo, io non ce la faccio, mi dispiace. Ma dai, ditemi nei commenti se secondo voi ho vinto la sfida oppure no. Alla fine ho fatto colazione, pranzo, il giorno fino al dopo cena, cioè alle 22:50, perché ero al corso, ero allo YED a studiare. 4 ore mangiavo solo cioccolata calda. Dio santo, no. 20.000 like lo fa adesso. 20.000. No. Sì, lo fa adesso. No. 20.000. No. No, 5.000 like faccio il prossimo 24 ore, quindi mi raccomando, spolliciate. Quindi ragazzi, mi raccomando, scrivetemi nei commenti quale prossimo 24 ore devo fare. Vi lascio in descrizione anche il link se volete acquistare questa scatolina. Ci vediamo domani con un prossimo video molto carino. Ok, ciao.